Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono in sua compagnia perché è il primo di aprile e come vuole la tradizione, l'usanza è quella di farsi degli scherzi che vengono definiti pesce d'aprile. E io, in compagnia di questo bellissimo pesce d'aprile in questo caso, volevo raccontarvi qual è l'origine di questa tradizione, anche se in realtà è abbastanza sconosciuta, però ce n'è una in particolare che sembra arrivi dalla Francia che mi è sembrata la più plausibile. Quindi adesso appoggerò questo pesce dietro di me e comincerò a raccontarvi qual è l'origine del pesce d'aprile. Direi che qua dietro ci sta benissimo e io comincio a raccontarvi la tradizione del pesce d'aprile andando indietro nel tempo, perché siamo più o meno nella prima metà del 1500, quando in Francia le persone festeggiavano il Capodanno tra la fine del mese di marzo e l'inizio del mese di aprile. In quell'occasione si scambiavano dei doni che volevano essere un buon auspicio per il nuovo anno. Solo che, siccome c'era tanta confusione su quando si doveva festeggiare l'inizio del nuovo anno, soprattutto in quelle regioni francesi, Re Carlo IX nel 1564 decise che il Capodanno si doveva festeggiare la notte del 31 dicembre e che quindi il 1 gennaio sarebbe stato il primo giorno dell'anno, che poi è quello che facciamo ora. Però in queste regioni francesi non la presero tanto bene, facevano fatica ad accettare questa nuova regola e quindi per prendere in giro la decisione di Re Carlo IX cominciarono tra la fine di marzo e l'inizio di aprile a farsi degli scherzi, regalandosi dei pacchetti vuoti, dei regali di poco conto, delle cose inutili, proprio come presa in giro per questa decisione. Poi, ovviamente, nel corso del tempo hanno cominciato ad accettare questa nuova regola e quindi ad accettare il fatto che il Capodanno si festeggia la notte del 31 dicembre, però l'usanza di farsi degli scherzi tra la fine di marzo e l'inizio di aprile è rimasta. Piano piano si è diffusa anche in altri stati ed è stato stabilito che il giorno dedicato agli scherzi è il 1° di aprile e questa usanza va avanti ancora oggi. Però perché si parla di pesce d'aprile? Il pesce cosa c'entra? È stato scelto perché è il simbolo della vita, della purificazione, della fecondità. Inoltre, spesso in questo periodo dell'anno cade la Quaresima con il divieto di mangiare carne, o almeno per chi è religioso, per chi è praticante, però comunque è un simbolo associato alla Quaresima. Non si mangia carne, si mangia pesce. Però c'è anche una motivazione astrologica. Il sole alla fine di marzo lascia il segno dei pesci e da qui le persone hanno cominciato a parlare di pesce d'aprile. Però in realtà in Italia l'usanza di farsi degli scherzi il 1° di aprile è arrivata molto dopo rispetto alla Francia, perché dobbiamo aspettare la metà del XIX secolo. E soprattutto l'usanza era quella di fare degli scherzi ai bambini, mandandoli in giro alla ricerca di cose impossibili, come le uova di gallo, l'olio per smacchiare i vestiti, le corde per legare il vento. Quindi questi poveri bambini, non essendo magari a conoscenza che il gallo non fa le uova, o non essendo magari in grado, perché troppo piccoli, di capire che le corde per legare il vento non possono esistere, andavano davvero a cercare queste cose finché qualcuno alla fine si impietosiva e diceva è tutto uno scherzo. Comunque questa era l'usanza. Poi nella storia sono stati fatti molti pesci d'aprile anche famosi, alcuni molto carini, altri meno, però comunque questa usanza diciamo che si è sempre portata avanti, c'è ancora oggi. E soprattutto tra tutti questi pesci d'aprile che sono stati fatti, ce n'è uno che riguarda il mondo di YouTube. Nel 2009, il 1° di aprile, l'impaginazione di YouTube è stata per tutto il giorno mostrata al contrario, quindi capovolta. E Google diede anche una spiegazione a tutto questo, sostenendo che i monitor di nuova generazione davano una migliore qualità di immagini se capovolti, consigliando anche agli utenti di capovolgere il loro monitor ogni 6 mesi, esattamente come si fa con i materassi.
Poi ovviamente hanno detto che era tutto uno scherzo, io non so se qualcuno abbia davvero creduto a questa cosa del monitor, però sicuramente nel 2009, il primo di aprile, molti utenti di YouTube sono rimasti destabilizzati da questa inversione totale dell'impaginazione. Poi, come vi dicevo, sono stati fatti tantissimi scherzi nel corso della storia, ma ho voluto raccontarvi questo in particolare perché riguarda un po' il nostro mondo di YouTube. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate l'origine di questa tradizione e se vi va, raccontatemi magari qualche scherzo che avete dovuto subire il giorno 1° aprile. Io personalmente non sono mai stata vittima di scherzi particolari, sempre le solite cose come il pesce dietro la schiena o magari qualche scherzetto di poco conto, ma niente che valga la pena comunque raccontare. Se però voi ne avete qualcuno carino da raccontare, io ovviamente lo leggerò volentieri nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima e con questo bellissimo pesce vi mando un bacio enorme.